La Stanza delle Meraviglie è un'idea di Lorenza Salamon e il sottoscritto. Noi produciamo cornici, Lorenza Salamon propone arte. L'arte è in continuo rinnovamento e quindi noi proponiamo artisti che cercano di rinnovare la loro tecnica, il loro linguaggio, la loro espressione. Tutto questo ha bisogno anche di valorizzazione e di contenitori che siano in grado di essere al passo con questa avanguardia che sta avanzando. Parte da un concetto di collezionismo in cui l'anomalia entra nella normalità. A questo punto nasce l'idea di proporre una parete contemporanea che possa contenere tutte le varie espressioni dell'arte, dai quadri alle sculture, ad oggetti di uso quasi comune, per cui la cornice diventa parte integrante, si trasforma, diventa solo cornice o può diventare anche contenitore. Nella collaborazione con Piero Pea abbiamo trovato una situazione ideale, perché le cornici, che non sono più cornici ma sono qualcosa di molto diverso, vengono personalizzate all'opera d'arte da un lato e alle case nel momento in cui hanno una loro destinazione finale. Quindi c'è questo lavoro di progettazione, anche lo stesso stand, la stessa mostra, la Stanza delle Meraviglie, è frutto di settimane e settimane di confronto, di dialogo, di preparazione sui colori, sulle forme, sul modo migliore per valorizzare il singolo artista e la singola opera d'arte nell'ambito dello stesso artista. La Stanza delle Meraviglie in questo caso contempla l'inserimento di opere di pittura, oggetti in cera, vetro, il tutto rende una collezione molto eterogenea, quasi anomala. La nostra cornice serve proprio in questo caso per raggruppare e rendere tutto in un'armonia generale che possa darci un godimento generale. Cornici che abbiamo utilizzato sono cornici molto semplici, in tiglio comunque sempre maschiato. La maschiatura contempla un inserimento di un'anima in un angolo, nell'angolo della cornice, una o più anime. In questo caso abbiamo utilizzato la cornice pur semplice com'è, in quest'altro caso l'inserimento sempre di un complemento in tiglio la rende un pochino più movimentata, fino ad arrivare a, in questo caso, in cui abbiamo ottenuto la profondità necessaria raddoppiando proprio lo spessore della cornice e movimentando con un complemento sempre in tiglio ma di colore rosso. Il tutto per rendere la collezione armoniosa sì, ma movimentata e divertente allo stesso tempo. Come spesso amiamo dirci fra noi, fra Piero e me, i rapporti sono appunto fatti fra persone, fra professionisti che fanno il loro lavoro al meglio possibile, e quindi cercando di trovare una linea da un lato comune ma dall'altro lato che sia sempre personalizzabile. A questo punto la collezione va inserita, va armonizzata con l'ambiente domestico, per cui l'idea di costruire cornici che siano adeguate sotto tutti gli aspetti è fondamentale. Noi partiamo da un concetto di costruzione molto semplice, che è quella del buon prodotto, in cui le lavorazioni vengono eseguite totalmente a mano, vengono curati i minimi particolari, dalla maschiatura per la sicurezza, al coordinamento dei colori, allo studio della filosofia dei colori e ai complementi che chiudono poi l'opera. Prima noi abbiamo avuto a che fare con personalità artistiche molto diverse l'una dall'altra, con esigenze molto diverse di profondità, di colori e appunto di valorizzazione di quello che è un contenuto, e nella collaborazione con Piero siamo riusciti veramente a trovare, credo, un sistema nuovo, pur sobrio, pur mantenendo dei canoni di artigianalità, argomento sul quale siamo estremamente attenti entrambi, e che consenta di affacciarci a un mondo nuovo in una maniera professionale ma anche leggermente innovativa. Certamente non abbiamo inventato nulla di stravagante, però abbiamo saputo, soprattutto Piero ha saputo, interpretare un contenitore che sia più consono alle esigenze delle case di oggi e dei collezionisti di oggi.
L'altro tema che a noi piace sottolineare in questo progetto è quello della collezione. La formazione di una collezione nasce su un gusto, ma su un percorso preciso, spesso omogeneo, ma ovviamente collezionando e raccogliendo personalità diverse bisogna riuscire a dare omogeneità e visibilità in maniera coerente a quello che poi si ha nelle proprie case. Nel progetto con Piero Pea e con lo studio Rufus abbiamo proprio trovato questo tipo di sintonia. Lavorando da 25 anni insieme abbiamo clienti che ancora oggi richiedono specificatamente questi contenitori o queste cornici e non altro, e quindi di questo noi siamo estremamente orgogliosi, anche di dare continuità, che è un'altra parola sulla quale noi teniamo nei rapporti umani e nei rapporti professionali.